una città delle arti al centro storico, ma anche una scuola di teatro, un laboratorio nazionale di teatro, una scuola di documentari. Queste alcune proposte emerse dall'incontro del Sabato delle Idee che si è svolto al Conservatorio di Musica di Napoli di San Pietro a Maiella. Un progetto ambizioso, una vera e propria città delle arti che unisca i grandi poli della formazione artistica e le grandi strutture di produzione artistica e culturale del centro storico della città di Napoli, dal Conservatorio di Musica all'Accademia delle Belle Arti, dai teatri ai musei. Siamo in un luogo tra i più prestigiosi d'Italia, non direi anzi d'Europa. Questo è un luogo che conserva un accumulo di documenti e materiali che non ha pari in tutto il mondo. Ma un'idea sarebbe partire da questa realtà che già è preparata, e che io avevo fatto proposte su proposte di addirittura di rifondare il conservatorio di Sant'Onofrio a Capuano, che invece non hanno fatto un posto di polizia, e istituire ciò che si fa in altri posti, per esempio una scuola di canto, che a Napoli non c'è, un luogo dove poter studiare gli stili di canto tradizionali, compreso quelle dell'opera napoletana, oppure della stessa canzone, oppure di altre cose. Allora, professore Marco Salvatore, in questa splendida location del Conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella, il quarto appuntamento del Sabato delle Idee, Napoli, la città delle arti. Sì, penso che sede migliore di questa per fare questa manifestazione oggi non avessimo potuto fare. Ringraziamo molto il direttore del Conservatorio e tutto il Consiglio di Amministrazione per aver voluto partecipare a questa iniziativa del Sabato delle Idee. Oggi avremo qui veramente il top delle arti complete, tra quelle figurative, alla musica, a quella che è il cinema, a quello che è il teatro, e sono sicuro che anche oggi avremo delle proposte fattive perché Napoli possa superare questo momento di crisi, ma soprattutto perché quello che sono le realtà si mettano in rete fra di loro e riescono a realizzare qualche cosa per il rilancio della città. Nella realtà Napoli, anche pensiamo proprio al momento della pittura, in questi ultimi dieci anni anche più, ha avuto grossi finanziamenti, ha realizzato qualcosa di importante come il Museo Madre. Bisogna vedere un momento e discutere se questo museo è solo una qualcosa di esteriore, di scenico, oppure è riuscito a mettere in moto anche un'attività produttiva per la città. Patrizio Marrone, direttore del Conservatorio, in questa splendida location, oggi c'è il quarto appuntamento del Sabato delle Idee, Napoli, la città delle arti. Da quest'anno il Conservatorio è in questa avventura del Sabato delle Idee. Sì, ci siamo buttati a capofitto appunto in questa avventura, in questa iniziativa, perché riteniamo che il Conservatorio debba entrare in questo circuito in cui appunto si discute di come risollevare un pochettino le sorti della nostra città. Il Conservatorio farà la sua parte, questo è il primo anno, già stiamo pensando per l'anno prossimo di fare appunto la manifestazione nella Sala Scarlatti, recuperata con la sua agibilità. Maestro Campanella, oggi a Napoli si discute della città delle arti. Napoli ha tanti talenti nel settore della musica, del cinema e del teatro, però forse un po' di difficoltà a far sviluppare anche a livello imprenditoriale questo settore. Come mai? Beh, è una domanda che richiederebbe una conferenza di un paio d'ore. Il come mai è il fatto che ognuno va per conto suo. Come si vede nella nostra città, nella circolazione stradale, nell'atteggiamento sociale generale, purtroppo anche noi nell'arte ognuno cerca di tirare la volata a se stesso, non agli altri. Secondo me l'unico sistema molto arduo da realizzare, facile da dire, è quello di andare insieme, lavorare insieme per il bene comune.